tutto del tempo allora. Mi aveva preso la bambola a tradimento e l'aveva buttata in fondo a uno scantinato. Anna Bonaiuto legge Elena Ferrante. L'attrice del divo si è esibita nella lettura della tetralogia dell'Amica Geniale, concentrandosi sulle parti in cui il legame delle protagoniste risalta di più. S'appendeva la sbarra di ferro dove passava il filo per stendere i panni, si dondolava e quindi si lasciava andare giù sul marciapiede. E io lo facevo subito dopo, a mia volta. L'attrice è anche la voce narrante degli audiolibri della Ferrante. Certo, diciamocela tutta. Non sarebbe stato possibile ottenere una qualità così alta se non fosse stato che avevamo dalla nostra il fattore X, ovvero il fattore Anna Bonaiuto. Perché? Mi guarda malissimo. Allora, leggere ad alta voce è una cosa complicatissima. Può sembrarvi molto semplice, magari è una cosa che tutti noi facciamo quotidianamente nella nostra vita, però è molto molto complicato. Io che seguo in corso di lettura gli attori, vi posso garantire che secondo me è la prova estrema per un attore. Ci sono tre elementi fondamentali necessari: il talento, la capacità di entrare e di raggiungere il cuore del libro e la misura. Questi elementi Anna li possiede in maniera assoluta e totale, molto in grande abbondanza.